Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Stefano De Martino muove i primi passi nel settore della danza all'età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company, con la coreografa Macha Del Prete, nel 2009 partecipa, come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un contratto, con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Addio alla TV. Addio alla TV. Per un giorno, Stefano De Martino è apparso in una storia Instagram, mentre è impegnato a cucinare una pizza napoletana. Con le mani in pasta si legge nella didascalia del video, e si vede l'ex ballerino, mentre è intento a lavorare l'impasto della pizza insieme a un pizzaiolo esperto. Ha sempre elogiato la sua città, e le sue origini napoletane che lo hanno reso quello che è oggi. E in questo momento di divertimento e relax dal lavoro Stefano ha provato a cucinare, attività che di solito non occupa gran parte della sua vita. Con tanto di cappelletto brandizzato del ristorante, De Martino ha trascorso un po' di tempo per imparare qualcosa di nuovo e rendere orgogliosi i suoi compaesani. La pizza del resto mette d'accordo tutti ed è impossibile resistere, soprattutto quando è fatta bene, anche se la sua forma fisica è sempre invidiabile. Anche l'ex ballerino, e attualmente conduttore TV No, rinuncia a una buona pizza di tanto in tanto, e da buon napoletano, sicuramente. Punta sulla qualità dell'impasto e del condimento per gustarla fatta bene.